Bene, direi che ci siamo. Facciamolo partire, va. Chiudiamo Impact. Vediamo un po'. Ispirato a tutti i ok, finanzia il progetto, ok. Questo gioco sarà automaticamente determinato, ok. Non spegnere quando l'icona, ok. È visibile sullo schermo, va bene. Oh, babbuzzolo, mi senti bene? Si sente bene la voce? Ok, perfetto. Vediamo se anche il gioco si sente bene, se no alzo il volume in uscita. Cazzo, carica, eh? L'audio del gioco com'è? Alzo un pelo. Ok, ho alzato un po'. Allora, luminosità. Contrasto, abbiamo un filo di contrastino, va bene così, luminosità mi dà. No. Allora, sequenza assassino. Disattiva filmati, no, non esiste. Sangue sì. Smembramento sì. Nudità sì. Comando per accovacciarsi, attiva, disattiva. Comando per mirare, tieni premuto. Azione rapida. Ma io lascerei tutto così qua. Calibrazione area interfaccia. Queste sono alcune opzioni per quanto riguarda la prima. Ok, lingua italiano. Dimensione testo. Facciamo grande. Dimensioni icone del gioco. Lasciamo media. Menu navigazione. Cursore finalità. Quando utilizzo controllo while seleziona tra una navigazione senza indicazione e navigazione. Ovviamente i menu evidenziati di base direzionale, no, lasciamo così. Lingua voce italiano, lingua italiana, visualizzazione sottotitoli, ma li metto? Tanto parlano in italiano, io non li metto. Sottotitoli codificati, no. Via. Alziamo un pelo ancora. Ok. Opzioni, va bene. Allora, benvenuti in Assassin's Creed Valhalla. Nemici da razziare, un insediamento, ok. Accedi al negozio e Ubisoft Connect. Dovrei connettermi a Ubisoft. Vediamo se riesco a connettermi al volo. Così faccio i punti, ragazzi. Cioè, i punti sono da fare, non è che. Anche perché poi con i punti si possono comprare robe. Di merchandising dal sito Ubisoft. Ad esempio la Collector, io ho usato 100 punti, ho speso comunque 40 euro in meno, quindi ti fanno il 20% di sconto, non è male. Cioè, ho avuto tempo tutto il giorno. No? Faccio, scusa. Ok, allora
Ricompense, sfide. Vabbè, sono già loggato, per cui va bene così. Esce triangolo. Va bene. Allora, accede al negozio. Ok, benvenuto, io raga, iniziamo. Nuova partita. Allora, avventuriero, diverse icone ti guideranno verso le ricompense. Le opportunità sono visibili a distanze maggiori. Esplorazione, che sarebbe normale, indicazioni sulle opportunità nella mappa del mondo e informazioni costanti sulla bussola. Pioniere, informazioni minime nell'AD. E nella mappa del mondo per esperienze più immersive. Facciamo normale. Oh, allora, difficoltà di combattimento. Normale, difficile, molto difficile. Normale. Difficoltà, furtività. Azzo, oh, tutto hanno fatto. Normale. Dove scelgo il personaggio? Più avanti. Vediamo. Vediamo dove scelgo il personaggio. Silenzio, stirpe degli dei. Ora vi racconterò l'inizio dei tempi. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare, niente terra, né cielo, niente erba, né vento. Poi il fuoco si unì al ghiaccio nell'abisso. E da questo grido venne il gigante Ymir, il primo essere Il fiero vivente. Ymir. Fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue e dal suo cranio nacque il mondo in cui voi camminate e combattete. Carica a palla. Speriamo che su PS5 i caricamenti siano almeno dimezzati. Non è che diciamo non vogliamo la fantascienza, però. Eccoti qua. Ah, sono in gameplay. Quindi sono piccino. Allora, i pulsanti non fanno niente, posso soltanto camminare. Va bene. Wow. Eivor, senti questo motivetto, ti rallegrerà, vedrai. Eccoti qui, giovane Drake! Vai! Hai visto il nostro re? Sì, bene. Vieni, Eivor. Hai trovato il bracciale? Sì. Ora, torniamo al nostro piano. Quando ci vedi parlare, sii veloce come un topolino e sorprendilo col nostro dono. Forgi in questo modo.
poi lo guardi negli occhi e dici: Re Styrbjorn, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Mm-hmm. Bene. Stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Sono fiero di te, Eivor. Alzati, Olaf. Riprenditi, amico. La mia spada è assetata di sangue. Io voglio combattere. È bello avere la casa piena di ospiti calorosi. Il gioco lo sto facendo girare su una proa, Va bene, posso andare avanti a ballare quanto vuoi. Vabbè, andiamo dal re. Ammozzato le teste di anime perse. Mi sta ricordando un sacco God of War in questo momento. Oh, vedo che non hai niente da bere. Vieni, troverò qualcosa. Non adesso, ho qui un omaggio per tuo padre. Oh, che bel pezzo. Sono sicuro che valga due robuste navi lunghe. Dallo a me, me lo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Come vuoi tu. Arresterai senza idromele. La magia di Valka è entrata nel martello. Quando parli con il re, alzalo verso la luce. I dettagli. Mostragli i dettagli. Vedi qui, ho inciso il suo nome in rune sulla banda esterna. Glielo mostrerai? Mm-hmm. Sei come tuo padre, giovane berserker. Skål a te! Skål. Sentito? È d'accordo. Gioca. Ho una mela in mano. Ci sono questi momenti d'attesa. Ehi, hai il bracciale? Bene. Indossò tuo nonno in una battaglia nella via del nord. Madre! Sì? Possiamo mostrare a Sigurd i nostri cairn di pietre? Buona idea. Lo faremo domattina a sorgere del sole. Oh. Uguale a Loa. Ora va. Uguale. È un dono da consegnare. Forse ce la facciamo arrivare dal re, eh? No. Evo, aspetta. Sì. Skål! A Styrbjorn! Il vero re di Ríkjafylk! Questa notte è un nuovo inizio per tutti noi! Skål! Re, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Ti ringrazio, Eivor. Da questo momento siamo legati da un vincolo. La grande sala io vedrò. Grandi mari solcherò.
vino brinderò. Invece no, Eivor. Non è ancora tempo. Oddio. Siamo l'unico bambino di tutta la tribù. È tutto scritto. Anche qua. Il velo si è alzato. Nulla può dirsi vero finché non è reciso dai rami di Yggdrasil. Vieni. Hey. Per ora niente comandi. Non ho ancora fatto nulla. Ti prego. Vai. Forza! Vuoi salutare? Ti sentono tutti. Sei online in diretta. Vuoi salutare? Fermiamo questo massacro! Ci puoi contare! Raggiungi il cavallo! Sigurd! Il cavallo! Va bene, aspetta qui! Ora sta bene con un patto, mi capirai. Accetta il patto e muori da codardo davanti a tutti gli altri. Battiti, amore! Ignoralo! In cambio della mia vita, risparmierai il clan. Hai la mia parola. No. No, Varin! No, Varin! Prendi la tua ascia! No! Padre e madre morti subito. Ed ecco la vendetta. Che botta. Thank you.
basati sullo stesso DNA. Non so perché. Fa qualcosa o tirami fuori. Posso analizzare i flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido. Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Eccoci. Allora. L'Animus rappresenterà il flusso di memoria di donna o uomo più forte, a seconda della forza del momento. Oppure donna, oppure uomo. Non ho ben capito questa. Che sarebbe predefinito? Rappresenterà il flusso di memoria di donna o uomo più forte, a seconda della forza del momento. Io parto con lei. Come sempre, raga, io sono così. Bene, salvo la scelta e ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Graficamente devo dire è fatto molto bene. Da quanto mi dai la caccia, morso? Norvegia, 872. 17 inverni. 18. Sono il tormento dei tuoi sogni, Oprah. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh, l'ascia di tuo padre. L'arma di un codardo. Di un lurido verme. Ah, poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue, cercando una fine gloriosa. E io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni vivendo in schiavitù, nell'umiliazione. E avrai una morte solitaria. Uccidete tutti gli altri, fateli soffrire. Eivor Morso di Lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Sì, varrai tanto argento quanto pesi. Alla nave. Tu muoviti e ti strappo gli occhi, capito? Venti da sud. Dirigiamoci a nord e viriamo a ovest. Che cosa ti ho appena detto? Vai. Faccia il coma. Ok, movimento visuale. Ok, spero che sia stanca e spaccata perché è un po' gobba la tipa. Trova e salva il tuo equipaggio. Allora, ovviamente ci sono sempre le aquile, quindi punti di interesse.
Poi 898 metri c'è una missione. Vediamo se schiaccio così. Ok, qui è molto simile a Odyssey. Vediamo un po'. Allora, inventario. Inventario. Perfetto. Ah, le razioni. Con quadrato potenzi le razioni, potenzi le cose, ok. E qua cosa abbiamo? Ok. Va bene. Mondo. Direi abbastanza grande. Non è, mi sembra più piccolo di Odyssey, però non era un'impressione, eh? Talenti. Qua i talenti chiaramente rivolti agli dei. Questi sono i miei talenti, corvo. Allora, potenza io ho uno. Ho un potenziometro, quindi dove vedo il costo? Corpo a corpo 2-3. Ah, io sono qua. Ok. Non posso ottenere nulla. Allora, qua scelgo il percorso, ok. Io però ne ho uno. Ne ho uno. Vabbè. Inventare. Ma missioni. Missioni fatte così, vediamo. Registro missioni 1 su 3. Il registro missioni tiene traccia dei tuoi progressi nei territori visitati e nelle missioni. Ok. Territori 2 su 3, nel corso delle tue avventure potrai visualizzare i territori e le loro missioni. Missione tracciamento. Tracciando una missione aggiornerai le informazioni relative sulla mappa, nella bussola e nei messaggi di gioco. Va bene. Capitolo 1, legame d'onore. Un'eroina vichinga deve salvare i propri compagni da un nemico mortale. Trova e salva il tuo equipaggio. Perfetto. Capitolo 1 ad accordion è fatto. Perfetto, quindi posso aprire e chiudere, selezionare la missione, va bene. Codice. Informazioni sul mondo e sulla sua gente. Tutorial, tutto quello che hai imparato fino ad ora. Non mi interessa per ora. Direi ok. Poi a destra c'è il negozio che per ora non mi interessa. Allora, quadrato, schivata. Sotto c'è la stamina o il vigore. Gli attacchi leggeri, pesanti, va bene. La mia ciurma è in pericolo. Devo salvarli. R1, attacco leggero. L2, R2, attacco pesante, che però non mi fa più. Ok. Me lo fa quando, come si carica? Perché non me lo fa di fila? Vabbè, fa niente. L1, pugno e parata. Parata. Veloce parata. Tenendo schiacciato, carica un montante. L2, arco. Ovviamente si spara con R2. Triangolo, non fa niente. Accovacciarsi, cerchio. Saltare. Non salta. Ok. Iniziamo a vedere se si può entrare da qualche parte. Ah, ok, triangolo, apriamo le porte. Vediamo se troviamo qualcosa. Distruggi. Non c'è niente, eh? Depreda. Un fiore, argento 8, ok. La neve sì, è fatta abbastanza bene, tipo The Last of Us. Algoritmo molto simile. Va bene, qua non c'è altro. Ok.
quella casetta non c'è altro. Qua cosa c'è? Raccogli. Meglio. Rigenerazione della salute. Mangiare frutti e bacche di bosco va bene. Come inventario veloce com'è? Tenendo schiacciato in giù mi viene fuori questo menu. Torcia, corno, meditare, chiama la nave. Va bene, per ora non mi serve. In su, il corvo. Uso il corvo per andare a vedere in giro. Destra, sinistra, niente. Ah, ok. Se ho un cavallo, chiamerò il cavallo. Ma non c'ho il cavallo. Quindi, che è? Va bene. Vorrei capire soltanto... Meglio. Con la mi salute, forse. Il cibo... Ah, ok, per creare reazioni... Vabbè, ma... Puoi magari anche andare più lento. Inventario. Fammi vedere dove metto il cibo. Cioè... Razione. Ah, aspetta un attimo. Assegna. Ci sono slot principali, armi. Ok. Giustamente, le armi a due mani, armi a principale e arma secondaria. Animus. Cambia l'aspetto di Evior. Ah, pure, eh? Faccio così. Ah, ok, niente. Pensavo ci fosse un tool per cambiare proprio la faccia, l'aspetto al personaggio. L3 attributi. Ah, ok, perfetto, mi dà tutto. Animus tutorial. R3 attrezzatura. Per fare la comparazione. Borsa. Ah, ecco. Dentro la borsa mi fa vedere che cos'ho. Solo 5 frecce, 2 lance. Un fiore. Va bene. Razioni, cosa fa? Razioni. Va bene. Cerchiamo in giro. Moneta. No, non lo so se hanno semplificato il sistema di avanzamento. Cioè l'ho appena cominciato, quindi io Odyssey l'ho finito tutto. Quindi sto guardando, lo stiamo guardando proprio insieme. Se io vado per esempio qui in inventario, posso praticamente guardare gli attributi. E lui mi dice livello carisma 1. Quindi livello carisma ovviamente sarà il livello del personaggio. Qua ci sono tutti i talenti e possiamo decidere da qua al centro se spostarci di qui oppure andare su. Quindi ci sono tutti questi talenti. Ovviamente io adesso ho solo un punto potenza, anzi punti talento 0, per cui non possiamo fare nulla. Bisogna vedere adesso, appena saliamo di livello, cosa succede. Però anche le armature, ho notato un po' alla Odyssey che comunque nell'inventario io posso potenziarle, posso andare a potenziare le armature, quindi bisogna vedere quando troviamo i materiali come funziona. Anche qua feretra mi fa vedere sotto, vedi, tutti i quadratini di potenziamento, le razioni idem, e poi c'è la borsa con all'interno tutto l'inventario. È pieno di vermi, sembra apprezzare. Eh.
fatto, quindi non si sa. Meglio farne scorta. Razioni al massimo. Ok, voglio capire come funzionano le razioni. Qua uso il corvo. Guidami. Cioè, non si capisce come si usano le razioni, eh. Ora ce le ho al massimo le razioni. Inventario. Razioni al massimo, ok. Vabbè. Andiamo avanti. Facciamo un'altra casa. Bambola, argento. Non mi puoi far vedere gli ortaggi, il salame, il prosciutto, non me li posso prendere. Taci. Va bene, direi che possiamo salire. Pieno. Bella agile, eh? Metri. E quel pennone là. Un cervo. Vediamo. Preda, cuoio e le zampe. C'è la carne, mangiare, niente. Andare lassù. Andiamo, saliamo. Metri. Sincronizzazione classica. Wow, però, eh? Wow. Misteri manufatti. Qua mi posso buttare giù da qualche parte, secondo voi? Eh? No, mi sono morto. Ah, non me l'aspettavo. Sto ghiacciando. Ah, stavo morendo ghiacciato perché l'acqua è fredda. Figo. Va bene, guardiamo la mappa.
Ok. Ah, la mappa è leggermente 3D. Cioè, è 3D. Questo cos'è? Non mi dice cos'è? Niente. Qua. Animus. Ti metto un cuore. Sono allo zoom massimo, sì. Legame d'onore. Battaglia per la via del nord, capitolo 1. L'onorina vichinga deve salvare i propri compagni. Va bene. Però io sono incuriosito perché qui c'è un botto di roba, eh. Questa a me mi ispira un sacco. E poi ricchezza. Anche qua ricchezza. Fai vedere che cosa. Allora, collega segnale. Va bene, allora colleghiamo un segnale qua. Ok. Ok, 250 metri. Uomo di Chiotve. Devo stare attenta. No, lo so. Pony, te che rasù. Solo che o gioco di qua o gioco di qua, capito? Quindi sto un po'. Perché di qui vedo meglio, più che altro. Grazie Pony Mannaro. Non devo essere vista in quest'area. Zona vietata. Interessante anche che viene fuori che le zone sono vietate. C'è altro qua? Raccogli. Vabbè, solito. Vediamo se c'è altro. L'unico pony nazionale. No! Ah, cioè, mi ho preso fuoco. Ancora ben capito le razioni come si fanno a. Adesso l'ho capito. Destra, prima non funzionava, prima non me le dava. Forse perché ero ancora in tutorial. Va meglio così l'inquadratura, Pony. Il corvo va. Vola su queste terre, amica mia. Sì, Pony, praticamente ho la PS4 che va da una parte, poi ho un altro monitor di qua a sinistra dove ho la chat e tutto quello che sta succedendo, e poi su quest'altro monitor dove ho anche la webcam c'è l'altro schermo dove sta andando in streaming la PS4, capito? In sostanza, da una parte c'è il software che uso per fare streaming, di qua c'è lo streaming della PS4 e dietro c'è la PS4 pulita che sta andando. Ma si vede abbastanza bene la Play? Cioè la qualità com'è? Perché se no la potrei anche provare a migliorarla, se la qualità non è buona. Ah, qui funziona esattamente come Odyssey. 720, vabbè, la prossima magari la faccio 1080.
Lo so, hai ragione. A meno che non streamo direttamente con la Play. Però se streamo direttamente con la Play, ovviamente tutte le grafiche mie, eccetera, non posso mandarle, lo sai. Cioè posso mettere soltanto il piccolo display in alto a destra o in basso, quello che è, e basta. O con la chat o senza chat. Se no, al limite vado direttamente dalla Play. Oh, viaggia sto corvo però. Oh, perché non riesco? Sì, hai ragione. Se no scheda di acquisizione, ciao. Però vabbè, tanto guarda, tra 4 giorni, 5 giorni arriva pure la PS5. Spero che abbiano fatto anche su PS5 magari un po' di opzioni aggiuntive per quanto riguarda lo streaming. Che già la PS4 comunque si è evoluta, perché all'inizio non era così lo streaming, eccetera. Adesso invece un po' si è evoluta. Però se mettono un bel po' di opzioni per lo streaming fatte bene su PS5 sarebbe il massimo. Così almeno si usa direttamente la PS5 oppure il PC per chi vuole usare o giocare da PC. lo so, ho letto 1040, 1440 non li supporta, lo so, ho letto. Infatti io non lo so che cazzo sta facendo la Sony veramente, cioè. E il bello è che sono talmente bravi col marketing che sono riusciti a fotterci a tutti. Tutti quanti l'hanno comprata quella cazzo di Play, tutti. Perché sono stati bravissimi col marketing. Ecco, vieni qua, Volpe. Perché nel senso che tu non l'hai presa. Io l'ho presa invece. Io l'ho presa. Però fai conto che pre-order l'ho fatto comunque prima di tutte le cose poi che sono successe, no? Cioè appena c'è stata l'occasione. Però vabbè, dai, anche quella penso che la risolveranno. Anche tante bufale, ci sono tipo che nella confezione non c'era il cavo HDMI 2.1, invece c'è, cioè ci sono tante cose che anche su internet bisogna stare un po' all'occhio, anche sulle notizie che danno ogni tanto sono un po' così, Incasatura la vuoi. Ma tu vai di Xbox? Oppure vai solo di PC? Basta, ti sei convertito al PC. Ma allora, anche io mi trovo bene su PC, per carità di Dio. Però la comodità comunque della Play è sempre la comodità della Play. Della console è comunque comoda, cioè. Ti metti lì anche sdraiato, giochi. Prepara la figlia a fare una merda, puoi usare gli altri. Qua? Forziere! Vabbè, giochi VR per PS4, praticamente non è mai uscito niente, ma niente di buono, tranne Resident Evil 7. Farpoint e poche altre cose, ma comunque anche la qualità del VR è quello che è. Anche se devo dire, No Man's Sky mi ha, esatto, sì, Resident Evil vale l'acquisto, punto. Cioè la killer app è quella. Però devo dire che anche No Man's Sky, dopo tutte le tempeste, cioè io l'ho giocato fin dall'inizio quando praticamente faceva cagare il gioco, però dopo col tempo è migliorato un casino, e quando l'ho messo su per VR è... mi è piaciuto, mi sono ricreduto. Bello.
Però niente, cioè comunque pochissima roba VR. Certo che ha l'Oculus, l'Oculus è tutta un'altra storia. Beh sì, anche quello sì, sono gusti. A me piaceva proprio già lo stile di gioco, no? Che va in giro per i pianeti, esplorazione, sopravvivenza, mi piaceva già all'epoca, mi era piaciuto anche se ovviamente faceva un decimo di quello che doveva fare, però mi è piaciuto. Dopo sono uscite le espansioni, l'hanno migliorato, la Hello Games sono stati bravi, comunque ci hanno lavorato parecchio. E alla fine il titolo adesso è bello, è completo. Nel senso, vale i soldi, vale 70 euro. All'inizio no. Non posso ammazzarlo da dietro, non se ne parla. No, di ghiaccio. Beh, sparavo con la freccia, lo ammazzavo, facevo prima. No, non sono ancora affiliato, Pony. Abbiamo appena aperto il canale, da pochissimo, siamo 4 appassionati e l'abbiamo appena aperto, proprio 15 giorni fa, quindi non siamo ancora affiliati. Appena ci affiliamo, volentieri, torna, ne abbiamo bisogno. Poi siamo proprio 4 appassionati di videogiochi collezionisti, quindi... cerchiamo ogni tanto di far vedere anche giochi che magari si vedono poco in giro, magari qualche indie game particolare, non soltanto AAA. Volentieri. Poi lasciami il link anche del tuo canale, tutto, eh. O se non hai il canale vuoi collaborare, vogliamo fare volentieri. Oh, come ci si fa a liberare? No? Ho bisogno di energia. Ah, bello, figata. Ma tu hai il tuo canale oppure no, cioè ti fai le ospitate su altri canali? Ah, ottimo, dopo lasciami il link e tutto, poi dopo organizziamo. No, anche te Gundam Kit, no, ti prego. Allora, Gundam Kit io no, cioè io colleziono collector, robot, però non Gundam, cioè Jig, Goldrick, Mazinga, eccetera, sì. Però mio figlio colleziona Gundam, ma ne colleziona un botto. Probabilmente anche te sarai così, malato così, non so, ne avrà 40, 50. E, però io faccio anche diorami, dipingo, faccio diorami, faccio miniature, no? Mi ha dato un Gundam e ho fatto un diorama del Gundam, che mo tutti quanti lo vorrebbero, ma lui non lo vende. E adesso ne sto facendo un altro invece di Star Wars, l'attacco alla morte nera. Poi dopo ti mando il link, ti faccio vedere il diorama che ho fatto. L'ho fatto con la resina liquida, il Gundam tutto spaccato nell'acqua, è figo, è venuto molto bene. Io ho bisogno di energia però. I diorami sono belli, sì, ci ho messo un bel po' a farlo, ti dico la verità.
tra il Gundam, vabbè, il montaggio del Gundam è semplice anche perché abbiamo fatto il Gundam classico. Dopo ho fatto tutto il diorama, l'ho fatto che è 30x40, l'ho fatto tutto in polistirene, l'ho dipinto poi con aerografo, spray, pennello. Poi ho preso il Gundam, l'ho spaccato tutto, cioè ho iniziato a spaccarlo tutto, l'ho fatto tutto lesionato, colpi di folgoratori eccetera. Dopo che ho fatto tutto il Gundam spaccato, l'ho messo sdraiato contro una roccia con un ponte dietro eccetera, con l'arma alzata, e poi con la colata ho fatto tutta l'acqua con la resina liquida, e poi l'ho fatto tutto a pennello lì, ho usato un po' di tecniche per fare il movimento delle onde, l'acqua eccetera. È venuto veramente figo. Poi ti mando il link, ti vedi le foto. No, sul canale lo voglio fare, però lo voglio fare, una sezione dedicata ai diorami, anche perché adesso ho proprio iniziato un diorama che ci metterò, secondo me ci metto minimo un mese, perché praticamente è un plastico, ho preso tutti i pezzi dalla Bandai, dal Giappone, di tutta la Morte Nera, il canale della Morte Nera, è presente l'attacco alla Morte Nera, no? Della Nuova Speranza, del quarto capitolo di Guerra Stellare. Ecco, io ho vari pezzi e li sto montando tutti. Poi ho tutti gli X-Wing, li devo montare tutti anche quelli, i TIE Fighter di Darth Vader e gli altri TIE Fighter. Dopo che ho montato tutto inizio la colorazione, questo voglio farlo vedere tutto a puntate, voglio far vedere colorazione, come faccio la colorazione manuale, magari 3 ore di colorazione, faccio vedere com'è. Poi dopo faccio magari un'altra puntata dove faccio vedere dopo la colorazione gli abbellimenti, quindi la colorazione base, poi tutti gli abbellimenti, quindi la ruggine spaziale, lo sporco spaziale, tutte queste cose. Dopodiché c'è la parte più difficile che voglio fare, che è l'illuminazione, quindi userò tutte fibre di vetro, fibre con un motore che mi dà la spinta, che mi dà l'energia, e farò tutti i collegamenti con un'astronave in volo che prende fuoco, che si spacca, la Morte Nera che si illumina a tratti, a pezzi, cioè insomma voglio farlo. E fatto quello, vediamo che se c'è riscontro, che piace alla gente eccetera, volentieri poi ne faccio altri. Quello del Gundam non avevo neanche ancora il canale, quindi ho detto ma sì, mi metto lì e lo faccio, e non ci ho pensato, però lo farò. Infatti ho visto che c'è tanta gente che fa streaming anche facendo disegni eccetera, e mi piace un sacco, infatti me li guardo un casino. Tante volte è anche più interessante vedere quelle cose magari che giocare, no? E come faccio ad andare di là? Spaccarti ghiaccio, ti prego. Qua si rompe. Un po' di bagarospi ogni tanto ci sono. Ma lì c'è l'oro, ma io come faccio? Come sono andate? Che hai fatto assemblaggio Gundam? Cioè, com'è? Beh, Gundam va di brutto, no? Va benissimo, figata, sono contentissimo. Va benissimo. Poi ci organizziamo bene anche il giorno, la sera, quando vuoi tu. Figo. Di dove sei tu? Di dove sei? Sale. Ah, che beh,
è andata bene allora, altro che, cioè, domenica mattina 500 fuori, cioè 500 persone, buono, cacchio. Ah, sei di Roma? Io ho i parenti, ho i parenti a Latina, perché mio padre era di quella zona. Ma dove cazzo sto andando? Cioè, io ho trovato una, un, non so, una zona segreta, non so che cazzo dove sto. E qui? Vicino alla Tina? Quest'area è controllata. Ah, beh, gli altri tre sono tre rincoglioniti come me. sono tre appassionati, anche loro. Anche loro tre appassionati, uguali a me. Ogni tanto anche loro faranno unboxing, gameplay di giochi. Magari, cioè, abbiamo, non so, la persona che è più adatta per i giochi Souls-like, picchiaduro, eccetera. Un'altra persona invece più RPG. Tutti i GDR online, offline, eccetera. Poi ci sono io che sono un po' più il versatile, non so, che magari mi metto a fare, appunto, unboxing anche io. Dopodiché farò diorami, disegni e quant'altro, quindi cose così. Non abbiamo, cioè, come format vogliamo soltanto, solo esclusivamente per ora, portare proprio giustamente quello che ci piace. Non abbiamo un format specifico, eccetera, capito? Non abbiamo fatto una programmazione studiata a dovere. Sì, tutti e quattro su questo canale. Facciamo le talpe gamers, ci siamo chiamati così perché proprio siamo delle talpe da appartamento a cui piace giocare, tutto qua. Per cui proprio con lo stesso account puoi trovare me, io sono Giorgio, oppure Daniele, oppure c'è Babbuzzolo, che è Alberto, un altro ragazzo, e poi c'è Gianni, che è un altro ragazzo. Siamo quattro amici da una vita e così abbiamo deciso di fare sta cosa. Poi chi ha, ovviamente, ha meno impegni, chi ha più impegni, eccetera, dopo ci si mette d'accordo per chi deve streamare, perché se sono io in streaming ovviamente non può andare in streaming un altro. Sì, poi abbiamo fatto anche un account singolo anche su PS4, poi lo faremo anche su Xbox, così almeno basta in chat su WhatsApp: ragazzi, chi è che sta andando in streaming? Vado io, va l'altro, eccetera, ci si mette d'accordo. Settimanalmente va in streaming, e finché non ha finito lo streaming, ovviamente non possiamo gli altri non possono streamare. Quando ha finito lo streaming, bam, attacca un altro, cioè facciamo così. Esatto, una sorta di mini network. Sì, che poi in realtà siamo noi, perché siamo appassionati, cioè noi cioè non lo stiamo facendo per guadagnare soldi o quant'altro, lo facciamo proprio per passione e divertimento. Quindi come dici tu, magari facciamoci delle session insieme, una serata insieme a cazzeggio, o tu sul nostro canale, sul canale insieme, noi sul tuo. Per me è una figata, cioè possiamo benissimo fare tutte collaborazioni così per divertirci. E stop, cioè finisce lì, capito? Sì, immagino, infatti è vero.
collaborazione tra canali è la cosa sicuramente più importante. Un muro di ferro. Qualcuno sta combattendo. Sequenza. Dark, vecchio cagnazzo, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. E tu invece? Chiotve ha cercato di vendermi, un errore che pagherà. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse siamo ancora in tempo per salvarli. Andrò a cercarli. È vero. Tu prepara la nave. Verissimo. Cerchi gloria. Verissimo, sono d'accordo. Puoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni. Cioè, è vero. Potrei correre alla spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nave e issare la vela trionfante. Che ne dici? No, no, andrò io alla spiaggia. È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, e tieni. Ma questo cadavere non serve più. Vai. Ci rivedremo alla nave. Infatti, guarda, sarebbe anche figo, sì, fare uno streaming anche magari su un gioco online. Fare un multi-streaming figo sarebbe bello, anche quello. Sì. Anche... adesso la butto lì così, anche fare uno streaming multiplo su altre cose, tipo se io sto facendo, non so, il diorama che sto facendo, magari sparo, sto sparando così, mi viene in mente così, tu fai Gundam, bene, tu stai facendo il Gundam e io sto facendo, per dire, il diorama da un'altra parte, sono dall'altra parte dell'Italia, io sto facendo il diorama dove poi andrà a finire il tuo Gundam, no? E dopo le due cose si fondono e poi si fa vedere il diorama finito con il Gundam che hai fatto te da Roma e quello che ho fatto io da Milano, tipo i palazzi tutti spaccati con il nemico, non lo so, e dopo c'è il Gundam finito. Anche cose così sarebbero belle da fare. Sì, è vero, vabbè, poi ovviamente ci sono streamer, soprattutto donne, che in quattro chiacchiere, vabbè, mi domando come sia possibile, no, anzi non me lo chiedo come è possibile che abbiano 1200 persone che la stiano guardando. L'altra sera stavo guardando un po' di canali streaming, ha aperto un live la Valentina Nappi, 1600 persone, mentre lei diceva delle cazzate assurde. Incredibile. Però vabbè, quello è così. C'è Pilu per tutti. No? Eh sì, decisamente, la gente piace fare i cazzi degli altri. Verissimo. Oh, qua c'è un fortino. Sai che siamo arrivati. Siamo arrivati. Sì, ma io non ho energia, cioè io sono mezzo morto. Sì, miei occhi. Segnalo. Ah sì, sì sì, è vero. E poi l'altra, quella che ascolta la musica, che sta seduta sul letto, ascolta la musica heavy metal,
1500 persone che la guardano. Dovrebbe essere qua dentro. Va bene. Facciamoci anche tre domande. Siamo messi male, questa è la verità, che siamo messi male. I pidocchi di Kyotve hanno infestato Ava. Se passo dall'ingresso principale, mi noterà. Caso devo recuperare la nave e salvare la ciurma da solo? Ma questi? Questi che stanno qua così? Non mi vedono neanche? Vabbè, se li tocco muoio. Attaccheranno a vista qui. Io ho bisogno di energia, cioè non è... c'ho un cazzo, non c'ho. Beh, già comunque ti ha regalato la pizza, quindi vuol dire che va bene, comunque va andata bene. È ovvio, certo, se uno è famoso, è chiaro. Ho visto che anche Fedez ha il suo canale, che ogni tanto si mette lì a fare streaming. E così. Lì non possiamo farci veramente niente, eh. Sì, è vero, ha un senso, sì, sì. Sì, sì. Poi lo usa bene, comunque fa anche delle cose simpatiche, non fa cagate. Sì, lui è sveglio, è vero. Ed è anche giovane, per essere sveglio così. Comunque ancora giovane. Sì, sì, però fai conto che ha iniziato un bel po', cioè la sua carriera è bella lunga, adesso ha 30 anni, però è in giro da un bel po', a 25 anni stava già facendo X Factor, 25-26 anni, insomma. Ma una porta che si apre non c'è in sto gioco? Cioè, non c'è un cazzo da trovare, niente. È vero. È vero. Il tubo all'inizio era veramente oro colato. Cosa vedi? Ma
nessuna parte. È possibile che non c'ho... Presto morire! Non c'ho un attacco furtivo da dietro. Sapevo che morivo, non avevo energie. No, non ho capito in che senso, cioè la... Cioè tu mixavi su YouTube, eh? Facevi audio su YouTube? Infatti è mena, cioè, ma è strano però, perché di solito comunque una mossa in stealth di solito ce l'ha, ma anche Nodi, se mi ricordo, no, sbaglio, non mi ricordo più, ce l'aveva? Se li prendi da dietro, no? Ah, ok, beh sì, arrivare di Twitch, sì, poi invece è andata a puttane. Ma stai a vedere, cioè Twitch alla fine è sempre Amazon, capisci? Cioè, quindi Amazon ormai ha un impero in mano che è spaventoso, non so, è inarrestabile ormai, quindi... La casa lunga, lì dovrei trovare i miei. Ci deve essere un'apertura sul tetto. Ho visto. La pagherai! È il menamena. Allora, apertura sul tetto. Eccola là. Sì, mi sa, forse hai ragione, devo sbloccare la macellata, perché infatti non c'ho un cazzo di niente ancora. Qua, apertura. Devi scendere. Tu continua a strillare e io non centrerò il tuo collo. Sarà una visione orribile. Se avrò la morte, voglio che sia memorabile, bastardo. Dove sono? Cioè, sento le persone, ma non le vedo. Come scendo? Ah, ecco. No, perché non mi ha sentito nessuno, mi sono buttato da 5 metri d'altezza. Un'ascia in mano. Non ti devo proprio niente, corpaccio. Il tuo è un clan di servi e di pezzenti. Tu non la lascia o assaggerai la mia. Dovresti essere su una nave di schiavi, morso cazzuta. Di lupo. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio... Benvenuto XG. Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. Oh, mini boss. Senza energia, senza nasci, niente.
Inginocchiati, morso di lupo, e ti risparmierò. Sta zitto e combatti! Muori, sacco di merda! Alla faccia! Beh, è una specie di tutorial, perché cioè voglio dire... Cosa fa? Cosa vuole? Vigore, il vigore si consuma schivando, e lo so. Se avrai esaurito il vigore, ok, puoi ripristinare il vigore con il tempo e mettere... Va bene. Oh, L1 para. Non para un cazzo. Ho parato. Dai, il vigore. Cioè col braccio parato, capito? Un'ascia col braccio parato. Perché fa schifo l'assistenza? Ho l'account sospeso, ma per fortuna va là, l'ho già scritto. Perché l'account sospeso? Cioè, ma su Ubisoft è l'account sospeso? Padre, avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. In cambio della mia vita, risparmierai il clan. No. Prendi la tua ascia! No, Varin. Uccidere! No, Varin! No! Bella lei, però. Cazzuta. Cioè, per colpa loro, per un problema loro, ti hanno bloccato l'account a te. Bene. E quindi alla fine come fai? E l'hai già comprato, però. Cioè, tu non lo puoi startare, però l'hai già comprato. Questa è un'altra cazzata, dei giochi Ubisoft. Tipo anche The Sims 4, cioè tu compri la roba. Anche con la EA, no? Stessa roba. Casino. Eivor, sei Almeno che non lo giochi libera, su PS4. Però tu hai detto che non ce l'hai sì, più. Certo. Ora puoi assegnare uno scudo come arma. Andiamo a vedere. Ci sono tre slot principali per le armi. Ogni arma è unica. Uno stile di combattimento peculiare. Apparirà quando si ottiene un nuovo pezzo di attrezzatura. Ok. L'arma assegnata nella mano principale sarà la fonte principale del boss. Va bene. Va bene. Ok, quindi due armi, arma e scudo, arma secondaria, oltre all'arma del corpo a corpo avrai sempre a disposizione l'arco. Ci sono tre tipi di arco, ciascuno ha le proprie munizioni. Visualizza la pagina degli attributi e l'invento. Ok. Quindi io vado qua. Ah, posso fare scudo e arma. Quindi io qua gli metto le copri braccia.
qua ho degli stivali migliori. Questi cosa sono? Peso 10, 15, 21, 7, 21, 14, sono meglio. Meglio. Qua li metto lo scudo. E qua vediamo che l'arma che ho, se è meglio questa. 54 d'attacco, 46. 54 velocità, 48 velocità, 50. Mettiamo in questa. Oh, finalmente una mezza armatura. Il sito è tutto buggato, nella modalità pagamento non carica le carte, bah. Sì, ma poi ho notato anche un'altra roba dell'Ubisoft. Praticamente non sa che cazzo, cioè tu devi avere anche due account, cioè perché tu hai l'account Ubisoft e poi puoi agganciargli l'account PlayStation Network, nel mio caso. Tu probabilmente gli hai associato quello di Steam, non lo so. Io gli ho associato anche quello di PlayStation Network, ma fa casino, cioè se tu vai sullo store usa un account, se vai sul Ubisoft.com ne usa un altro, cioè è un macello, una merda. Sì, hai ragione, comunque è un casino. Ah, ok. You play. Sì, l'unica cosa buona che ho notato è che con i punti che tu assimili, che ti pigli coi giochi, l'unica cosa buona è quella, cioè che spendi veramente il 20% in meno. Cioè io ho giocato Assassin's Creed Odyssey, no? L'ho finito tutto, eccetera, ho fatto un bel po' di punti. Poi altri giochi, non mi ricordo neanche quali cazzo di altri giochi, avevo un sacco di punti. Praticamente ho preso la Collector, questa qua, l'ho pagata 40 euro in meno, perché comunque ti fanno il 20% di sconto. Tu metti 100 punti e ti fanno il 20%, almeno quello. Sul merchandising, sui giochi, almeno hai un po' di sconto. Adesso volevo prendere l'RPG, quello che sta per uscire tra un po', non mi ricordo il titolo, quello molto simile a Zelda. Quello lo voglio prendere e usufruirò di 100 punti, così lo pago meno, costa 100 euro per PS5. Sempre di più costano i giochi. Oh, il primo cappuccio. Il primo cappuccino. Questo niente, basta, non posso. È molto simile a Zelda, è quale? Aspetta, ti dico il titolo. È molto figo, eh? Sembra molto figo, eh? Aspetta un attimo, vediamo il titolo. Eccolo. Immortal Phoenix Rising. Questo. No, Genshin no, Genshin mi ha rotto le scatole, cioè bello, però è tutto uguale, monotonia, cioè Genshin veramente non so come cazzo fa a piacere così tanta gente, però bello graficamente, hanno fatto dei bei lavori, però è veramente tutto uguale, non mi piace per niente, cioè io sono più da RPG, ma anche manga, però di un certo livello, cioè Hack mi è piaciuto un sacco, per esempio, cioè mi piacciono di più RPG diversi. Invece questo è molto simile a Zelda, cioè hanno proprio scopiazzato pezzi a destra e a sinistra da Zelda e altri grandi classici. Dagli un occhio, perché secondo me può essere un buon titolo. Vogliamo Diablo 4, hai detto bene. È una bomba. Diablo bomba. Veramente. Poi vabbè, sono curioso, ovviamente i miei giochi preferiti. Il mio gioco preferito in assoluto della storia è Bloodborne. Proprio
Ascoltatemi. Se state respirando, potete combattere. E non vedo l'ora di mettere mani su dei mossoli. Andiamo a riprenderci la nave. Va bene, non ce lo facciamo ripetere. Demon Soul, non vedo proprio l'ora. Non c'è niente da fare. Raggiungi la tua nave. Ehi, vieni qui un attimo. Che cazzo vuoi? Tu vieni qua un attimo, non mi parla. Un morgue. Quelli fatti bene in morgue, sì, anche a me piacciono, però... Quali? Ho giocato un anno e mezzo, a Final Fantasy XI. Mi era piaciuto. Poi si è evoluto bene, a me è piaciuto, Final Fantasy XI mi è piaciuto. No, aiuto. Thor, dammi la forza! Dai, ma baci, sei incastrato. Questo mi spacca il culo. Mi faccio sapere quali sono i miei. Più scuro. Ora morirai! Wow. Pazienza da guasto. Affiatati a te. Seguitemi. Quanti sono? Bello, quindi non l'ho mai giocato. Ma scusa, la beta hai giocato te, quindi vuol dire che sono ancora in sviluppo. Niente qua dentro.
Siete i remi. Prendiamo la strada delle balene. Chi sei? Finalmente! Io ho quella boccaccia in re! Fuori, animale! Morto. Dai. Odino ti rinnega. Dai ragazzi, salire, salire sulla barca. Su, 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 su. Salire. Arriva altra gente. Dammi la forza! No! Ma non c'erano più livello sopra la testa, i nemici. Cioè, quindi non c'è più livello. Vediamo se ci salviamo. Mi sta piacendo. Allora, ti dico la verità, cioè, come l'Odyssey me lo devo giocare un bel po' di ore. Per ora graficamente è fatto bene, niente di che. Il livello di combattimento per ora veramente siamo a zero, cioè, nel senso che è veramente troppo facile, è proprio come dicevi te, un trita tutto e basta. Forse bisogna giocarlo in modalità difficile, magari in modalità difficile un po' più, un po' meno permissivo, un po' più bello, non lo so. Però va giocato comunque tutto, per vedere tutto il gioco com'è, eccetera. Vedi, adesso c'è anche la barca, vedere tutto quello che hanno fatto. Dopo questo dei vichinghi non so proprio che cosa possano fare dopo. O hanno già deciso? La vela? Mettiamo la vela. Ecco, questa è una cosa figa, che usi la vela. Vediamo se usi il vento oppure no. Non usi il vento. Vai sempre e basta. Sei silenzioso. Quindi con la X la mini. Non hai niente da dire sulle. Apri la vela. Abbiamo avuto perdite. Chiedi una canzone. Quindi cosa c'è da dire? Oh, qualcosa come... ma infatti mi sa che hai ragione, bisogna farlo in hard. Cieca, testarda e puzzo di sangue. Vediamo se la possiamo upgradare la barca. Non ne ho la più pallida idea, vediamo. Allora. Talenti, codici, missioni. Mi sa proprio di no, eh. Perché io mi ricordo che in Odyssey ti veniva fuori il menu aggiuntivo della barca, veniva fuori. Qua invece no. Un'unica vichina sarebbe... no. Forse. Magari devo ancora sbloccarlo. Però la cosa strana è che qui, cioè, Odyssey mi piaceva anche perché comunque ti faceva vedere sulla mappa anche i livelli. Qua invece non mi fa vedere niente, che va bene anche se non mi fa vedere, però il livello proprio mio del personaggio, cioè qua dice livello carisma 1, però non ha... No, mi sembra il mondo, mi sembra, lo dicevo anche prima, mi sembra un pochino più piccolo di Odyssey a me. Mi sembra un pochino più piccolino. Perché Odyssey, non so, ti ricordi che si sviluppava tutto intorno, no? Partivi anche lì, dall'isoletta in basso a sinistra, e poi c'era tutto intorno nella mappa. Mi sembra più piccolino. Un po' più piccola la mappa generale. C'è tanto mare, poi magari bisogna vedere, magari ci sono un sacco di segreti anche in mare, eh. Però mi sembra piccolino. Vediamo che cosa. Se...
Ah, ok, allora guarda, guarda di fianco nel menu di fianco a destra. Se io vado sulla mappa, tipo qua, mi dice potenza stimata 280 in rosso. Quindi al posto di mettere i livelli hanno messo praticamente la potenza di attacco che bisogna avere. Potenza stimata 1. Tutta sta zona qua 1. Tutto 1. Minchia. Minchia, tutto 1. Potenza stimata 280. Basta, divisa in due parti. Potenza stimata 280, tutta quest'area qua, e quest'area qua potenza stimata 1. Sì, no, ma sembra figo, infatti, sembra figo. E l'unica roba che a me non mi sta convincendo è il combattimento. Cioè, il resto si sa, cioè Assassin, a me Odyssey mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un sacco, lasciamo stare che poi una volta che sei potentissimo basta, cioè è inutile farti armature e robe perché tanto ormai ti spacchi i culi a tutto, per cui. Però mi è piaciuto parecchio. Questa qua è la direzione in cui secondo me Assassin's Creed sta andando meglio e la svolta. Secondo me è questa. Eivor, guarda! Stanno costruendo un avamposto su quell'isola. Uomini di Chioth si gettano su ogni pezzo di terra come randagi su. Poi, se fossimo moribondi li spazzeremmo via facilmente. Poi hanno aggiunto queste luci, vedi in alto sulla barra, vedi ci sono le luci, cioè il gold dovrebbe essere l'oro. Quindi questo qua significa che c'è qualcosa di oro, ricchezze. E sarà più crudele che mai. L'argento penso che siano ricchezze d'argento, cioè. Non mi aspetto che si tiri indietro. L'odio per quell'uomo ti brucia dentro, morso di lupo. E ci potrai scaldare le palle. Ma io dove cazzo devo andare? Allora, noi siamo qua. Ah, giusto, andare qua. Origine anche molto figo. Origine è stato l'inizio. Cioè, il cambiamento è stato in Origins. Origins bello perché le ambientazioni belle, mi è piaciuto. Però non era ancora ai livelli di gameplay di Odyssey. Odyssey hanno migliorato tutto il gameplay. E adesso qui ci si aspetta ovviamente una miglioria aggiuntiva a Odyssey, cioè un upgrade ulteriore. Stai attenta, Eivor. Un tale odio può renderti avventata. Ciò che ha fatto a tuo padre lo ha fatto a noi. Non sei sola in questa guerra. Bernin? Si dice così? Ah, non lo stai ancora giocando tu? Re Styrbjörn ti darà una bella ripassata per avergli disobbedito. No, Pony, perché scusami, da su PC che cosa costa? La sua reazione? Io temo solo che il nostro re mi darà ragione solo quando sarà troppo tardi. E Sigurd? Lui cosa direbbe? Se Sigurd fosse qui, sarebbe seduto accanto a te, intento a ripulire l'ascia dal sangue, sorridendo alla prezza. Ubisoft Plus non so cosa costa, cosa lo paghi, Pony? Ubisoft. Quanto amo essere in acque aperte. Il gelo, la nebbia, ah, 15 euro. Il moto delle onde danno un senso di libertà. E poi, se mi volto a osservare i fiordi maestosi e la neve lucente. Beh, buono, però altri 100 titoli, cazzo, compreso Watch Dog, eccetera, non è male, 15 euro al mese. Le imponenti ossa del triste Ymir, il suo sangue fatto mare e il suo cranio fatto volta celeste. E scusate ragazzi, Game Prime ce l'avete voi? Tutti, per i fieri popoli guerrieri. E per questo gli rendiamo grazie. Ed ecco che infondi le parole di emozioni come nessun altro sa fare. Provaci anche tu, Dag. Essere poetici non è difficile se dai sfogo alle tue emozioni. Sì, Game Pass.
Vivrò le mie emozioni come sempre, senza bisogno di esprimerle a parole. Sì. Ma infatti quando mi stancherò anche lì di avere tutte queste console, di essere appassionato, di fare collezioni di roba fisica, magari si risparmia e si può giocare molto di più a un sacco di giochi. Posso attraccare qua? Come si attracca? Come cazzo si attracca? Che stai facendo? Segui la costa. Tirate la vela! Allora, apri la vela, lascia il comando, lascia il comando. Necessario occultarmi qui. Vediamo se attraccare lì. Ma sono qui. Ah, sono giusto. Sì. Ma che ti prende? Come cazzo si fa a attraccare? Oh, io voglio attraccare. Segui la costa, apri la vela e lascia il comando. Non si può attraccare. Va bene. Zona ostile. Non sto capendo sta missione. Cioè praticamente mi dice salpa verso Fornburg. Ok. Fornburg è qua. Però perché mi dà l'indicatore qua? Allora. L'indicatore della mia nave? Vediamo. Apri la vela. Vela! Curate il vento! Sì, è l'indicatore della mia vela. Della mia nave. Non posso farli cantare? Segui la costa, mi la fa, vediamo. Forza, più veloce! Quindi se io faccio così... Vediamo.
fatto segui la costa. Non so che cazzo. Forse va da solo. Vediamo, se mi schianto vuol dire che non funziona. Funziona. Ma mi porta all'obiettivo, secondo voi? Ma dove va? No. È laggiù! Vela! Curati il petto! Ok, devo entrare là. Naviga, naviga! Raffreddore maledetto! Vediamo se è qua. Musica sempre belle però, mentre si naviga belle. Belle. Vediamo qua. Cosa dirai al nostro re di questa disavventura? Solo la verità. Abbiamo attaccato la fortezza di Chiotpe, ucciso i suoi uomini e indebolito il suo potere. Compresa la parte in cui hai perso la tua ciurma e sei stata quasi venduta? Sarà inclusa nella tua saga? Se uno scaldo cantasse quella strofa, sarebbero i suoi ultimi versi. Possiamo spiegare la vela qui. Impossibile usare le vele. Che stai facendo? Ah, qua me lo dice Attrac. Attraccate! Di là non me lo diceva. Bene, arrivati a sto punto, come primo gameplay direi va bene. Poi andrò avanti, comunque ogni giorno giocherò dei capitoli. E vediamo come va avanti questa avventura. Ripeto, il comparto tecnico è eccellente. I combattimenti non mi stanno piacendo per il momento perché sono troppo semplici. Sto giocando in modalità standard. Però non è detto, magari è perché sono all'inizio, è comunque molto semplice, tutorial eccetera, sono più semplici. Ho fatto la prima navigata, per ora non ci sono upgrade da fare alla nave, come in Odyssey invece che c'erano, però il gioco è bello, comunque sembra comunque bello, doppiato molto bene, l'audio è molto bello, musiche fatte molto bene. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, rimanete sintonizzati con le talpine, mi raccomandi. Ciao a tutti, ciao Pony, poi io e te ci sentiamo con calma e ci organizziamo, ok? Ciao, mi hai scritto in privato, hai detto, giusto? Mi hai scritto in privato, dopo vado a vedere, così dopo ci organizziamo. Bella, ciao a tutti ragazzi.